conclusione a questo sì, punto. Invito i quattro, invitiamo i quattro priori a salire sul palco e invitiamo quindi il priore di Porta del Borgo, Porta Cervara, Porta del Piano e Porta Pisana. E poi invitiamo il presidente del Consiglio Comunale Pino Pariano, il comandante della Polizia Municipale Aldo Strippoli, per Carifac Fabriano Veneto Banca Marco Casini, per la la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano Marco Boldrini, e chiaramente invitiamo anche Giancarlo Sagramola, il sindaco di Fabriano, e il governatore della regione Marche Gianmario Spacca. Invitiamo i priori delle quattro porte a salire sul palco. I priori delle quattro porte. Pino Pariano che premia il quarto posto, quindi invitiamo il priore del Borgo, ce l'abbiamo? Il priore del Borgo, se può venire. È difficile in questo momento raccogliere. Invitiamo Maurizio Marini, priore del Borgo. Ecco il priore del Borgo. Eccolo qua, è arrivato. Ci spostiamo, prendiamo posizione. Maurizio, per il quarto posto. Per il quarto posto. Il presidente del Consiglio Comunale di Fabriano, Pino Pariano. Per il testo e per il terzo posto premiamo e invitiamo il priore di Porta Cervara, premia il comandante della Polizia Municipale, il Aldo Strippoli. Invitiamo il priore della Porta Cervara. E invitiamo il priore di Porta Cervara, Tonino Raggi. Il priore di Porta Cervara deve salire sul palco mentre pregherei i portaioli di Porta del Piano di placare un attimo gli animi, e avete tutta la notte per festeggiare. Eccolo qua il priore di Porta Cervara. E a seguire, secondo classificato, Porta Pisana, invitiamo il priore a salire sul palco. A premiare è il dottor Marco Casini, in rappresentanza di Carifac Fabriano, gruppo Veneto Banca. Invitiamo Claudio Tavolini, eccolo, è già pronto. Ecco, molto sportivamente, un applauso anche dalle altre porte. Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Marco Boldrini, che consegna la targa di prima porta classificata alla Porta del Piano, con il suo priore Giorgio Vernietta. E il sindaco del comune di Fabriano, Giancarlo Sagramola, che premia il fabbro che ha vinto questa sera, Michele Picchio, che non sa, eccolo là. Devi quindi salire, Michele. Stiamo aspettando il fabbro. Eccolo qua che sta arrivando. Eccolo che arriva. Al fabbro. Quindi ringraziamo il sindaco
di Fabriano Gianmario Spacca per aver premiato il Fabbro. Allora, abbiamo l'onore di